È importante non soltanto per il numero di soggetti che erano indagati e quelli che poi abbiamo arrestato, è importante perché ha colpito due clan che storicamente erano portatori di interessi al limite contrapposti. In realtà qui hanno unito le forze per poter meglio condurre questa attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Insomma, questa operazione evidenzia che il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti è ancora molto diffuso sul nostro territorio. Beh, assolutamente, il fenomeno noi siamo perfettamente consapevoli, tant'è vero che lo monitoriamo costantemente. Il dato secondo me importante è che le persone arrestate sono tutte italiane. Quindi qui si tratta di un livello leggermente superiore anche al semplice spacciatore, perché in questo modo per il momento abbiamo in qualche modo interrotto i canali di approvvigionamento del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti sulla provincia di Salerno, canali che come abbiamo visto provenivano sia da Roma sia da Napoli, insomma. Quindi la cosa importante di queste due attività condotte separatamente da carabinieri e polizia, però coordinate, e quindi noi eravamo strettamente in sinergia con la Polizia di Stato, ci ha consentito di documentare perché questi anni di attività investigativa, perché l'indagine è partita nel 2017, quindi si è svolta su più step, con controlli vari, sequestri vari, sia di cocaina che di hashish che di armi, controlli lungo l'autostrada, che apparentemente occasionali ma che in realtà rientravano in questa attività investigativa più ampia, e il fatto che sia stata condotta in parallelo per poi convergere è stato questo, diciamo, il successo, ecco. E io credo che sia importante per il momento aver messo un punto fisso su quella che è l'attività e sui soggetti che su Salerno compiono queste attività. Un successo che figlia anche di intercettazioni particolari, sofisticate, pedinamenti, certo, insomma, un sistema perché molto innovativo. L'attività tecnica è fondamentale in questo caso, insomma, anche perché i soggetti non è che sono sprovveduti, quindi cercano di adottare il più delle volte diciamo delle tecniche disparate, però l'attività di intercettazioni telefoniche, ambientali e di pedinamento è stata condotta in maniera egregia, quindi ci ha consentito di intervenire nel momento opportuno, anche facendo intervenire altri colleghi dell'arma in altri territori nel momento in cui noi eravamo un pochino più distanti. Questo credo che sia fondamentale, proprio il coordinamento non solo a livello locale, a livello delle forze di polizia e a livello nazionale. Insomma, questa è la forza poi di un sistema che, se ben, come dire, coordinato, consente di ottenere dei risultati. Grazie.